Quest'anno il Touring Club svizzero ha testato 28 pneumatici invernali in due dimensioni. Sono stati considerati 18 criteri di valutazione su neve, ghiaccio, superficie stradale asciutta e bagnata. Gli pneumatici con dimensione 185/65R15-88T sono adatti per piccole automobili, come la Fiat Punto, la Renault Clio o la Mazda 2. Due dei 15 modelli ottengono la valutazione molto consigliato. Il Goodyear Ultra Grip 9 guadagna punti grazie al basso consumo di carburante e convince su tutta la linea. Così come il Michelin Alpine A4, che presenta il più basso tasso di usura nel nostro test. 11 altri pneumatici presentano leggere lacune, ottenendo la valutazione consigliato. Tra questi, il Nokian WRD4, che non raggiunge il massimo punteggio possibile perché è un po' debole su fondo bagnato, e il Pirelli cinturato Winter per le stesse debolezze su terreno asciutto. Altri 6 modelli sono soddisfacenti e mostrano un comportamento equilibrato. Si tratta del Friedestein Snow Track 5, dell'ESA Tekar Super Grip 9, del Hankook Isept RS2 W452, del Bridgestone Blitzak LM001, del Dunlop SP Winter Response 2 e del Nexen Wingward Snow G WH2. Sempre consigliati, ma con punti deboli più accentuati, l'Uniroyal MS Plus 77, un po' insicuro su terreno asciutto, il Barum Polaris 3 e il Viking Snowtech 2, imperfetto su fondo bagnato. A causa delle loro caratteristiche deboli su terreno bagnato, abbiamo classificato due dei pneumatici testati come non consigliati. Si tratta del Firestone Winterhawk 3 e del Kleber Chrysalp HP2. Gli pneumatici della dimensione sportiva 225/45R17-91H sono adatti per automobili di media cilindrata, come l'Audi A3 e A4, l'Alfa Romeo Giulietta o la Mercedes classe A, B e C. L'unico che si aggiudica la valutazione molto consigliato è il Dunlop Wintersport 5, che è l'unico pneumatico a non mostrare punti deboli in nessuno dei criteri testati. Altri 10 pneumatici raggiungono la valutazione consigliato a causa di piccole imperfezioni. Il Pirelli Winter sotto 0,3 mostra prestazioni equilibrate, ma sicuramente non è uno specialista della neve. Le seguenti 4 gomme sono invece molto buone sulla neve, ma risultano più deboli in altre categorie. Il Firestone Winterhawk 3 e il Hankook Isept Evo 2 WR120 su fondo bagnato, il Goodyear Ultra Grip Performance Gen 1 su terreno asciutto e il Nokian WRD4 per quanto riguarda l'usura. I deficit dei restanti pneumatici consigliati sono più evidenti. Gli pneumatici da pioggia della Uniroyal MS Plus 77 confermano nel test la loro eccellenza sul bagnato, ma deludono su fondo asciutto e sul ghiaccio. Il Bridgestone Blitzak LM001 mostra problemi sulla neve. Il Viking Snowtech 2 su terreno asciutto, su ghiaccio e sul bagnato. Il Friedestein Wintrack Extreme S è debole sulla neve e si usura velocemente. Lo Yokohama W Drive V905 non brilla né su terreno bagnato, né su ghiaccio, né per le prestazioni in termini di usura. Fanalini di coda di questa dimensione e consigliati con riserva sono il Matador MP92 Zibir Snow e il BF Goodrich GeForce Winter, entrambi con scarse prestazioni su fondo bagnato.
Il comportamento dei pneumatici in aquaplaning non è ottimale, anche a causa della larghezza delle gomme. Invece, per quanto riguarda il passaggio su neve compatta, la maggior parte dei pneumatici testati mostra sorprendenti buone caratteristiche. Sul nostro sito pneumatici.tcs.ch trovate tutti i risultati del test in dettaglio e numerosi consigli utili. Vi forniamo anche consulenza personalizzata al numero 0844 888 110. Il TCS vi augura buon viaggio!